Ciao ragazze, allora questo è un video tag che ho visto ieri da Gabri da J'adore le Makeup, che saluto se mai guarderà questo video, che poi taggerò sotto il suo video tag perché ha detto di fare così. E niente, quindi questo è un video tag sui 5 orrori, errori estivi. Quindi ovviamente come ha detto lei, questa è semplicemente una mia opinione, cioè magari voi pensate tutto il contrario e va bene, cioè. Non prendetevela con me se io la penso diversamente. E niente, partiamo. Io sono segnati per evitare di dimenticarli. Allora, una cosa che per me è terribile sono i pantaloncini oppure le gonne o i vestiti troppo corti. Ma troppo corti perché non se lo può permettere. Cioè, questa scena fissa nella mente di sabato sera, mi sembra, di una ragazza con, insomma, un po' sovrappeso, insomma, con delle belle cosciotte, con degli shorts inguinali, ma perché? Cioè, sono dell'opinione che ognuno debba cercare di vestirsi nel modo che lo valorizzi di più, ma se ti metti dei pantaloncini così, no, cioè veramente non si vedevano, sembrano delle mutande, e lo stesso vale per le gonne troppo corte, cioè no, e ovviamente per i vestiti perché comunque sono gonne. Oppure anche per le tute che quest'anno vanno un sacco. Quindi veramente vestiti che non valorizzano e che sono troppo corti, cioè che fanno vedere queste cosce enormi che non ci stanno, cioè mettetevi un pantalone al ginocchio o una gonna al ginocchio, appunto. Ma è una cosa che cerco di fare anch'io il più possibile. So che adesso cioè, vanno tutte queste cose cortissime, però non prendetele per favore, per voi e per gli altri. Quindi questo. Poi lo stesso vale per i crop top che stanno andando tantissimo quest'estate, che sono appunto quelle magliettine cortissime che arrivano tipo appena sotto il seno, una cosa così, cioè non le ho mai provate, non mi piacciono. Però se decidi di metterle, non devi avere pancia, cioè pancia piatta, non devi avere i rotoli che escono. Questo è la stessa, un po' lo stesso discorso di prima. Se lo mettono anche ragazze che non se lo possono permettere, ma cioè, ognuno ha un fisico diverso dall'altro, cioè perché mettersi qualcosa che non ci sta bene? Quindi è lo stesso coso, cioè no, ragazze con i rotoli che escono da sotto il crop top. Quindi questo è il secondo. Poi passiamo al terzo. È una cosa evergreen di sempre. Il crop top è di quest'estate, pantaloncino e tutto è di sempre un po', e anche questo degli stivali in estate. Perché, ragazze? Perché? Allora, se avete visto il fantastico video, ah no, sì, il fantastico video, quello sulla mia laurea, dove ero un po' in condizioni pietose, e mi hanno fatto mettere gli stivali. Cioè, pensavo di morire, si stavano lì quel facendo i piedi, cioè mi sentivo le camole nei piedi, cioè, ma come fai in modo cosciente a pensare di metterti gli stivali d'estate? Cioè, che caldo c'è? Quando ci sono quelle giornate afose, caldissime, poi qua in pianura padana si muore, e anche con i sandali hai caldo, cioè, ti vorresti strappare tutto di dosso e vedi chi passa con gli stivali. Cosa? Cioè, io non lo so come si faccia, cioè, è veramente contro se stessi, cioè, non lo so. Quindi per me è una cosa veramente terribile, cioè, fuori da ogni concezione. Passiamo al 4, è una cosa che ha detto anche Gabri e che condivido in pieno, sono le spalline o anche tutta la parte dietro del reggiseno che sbuca da maglie, vestiti. Cioè anche questo l'ho visto sabato, lo vedo di continuo. Cioè le maglie quelle senza maniche proprio e con queste spalline del reggiseno tac che escono. Oppure una cosa ancora peggio è proprio che esca anche c'è tutta la parte dietro da sopra. Cioè mi viene male. E poi magari con un bel contrasto bianco, vestito nero, reggiseno bianco. No, ragazzi, perché? Perché? Cioè, allora, io so che non ce la faccio a non mettermi il reggiseno, perché
insomma, mi darebbe fastidio e quindi non le compro quelle maglie proprio. Cioè, ne ho proprio qualcuna e quelle rare volte che decido di mettere, ne metto un reggiseno a fascia. O adesso esistono, per chi ha poco seno, come si chiamano, i pesciolini, le ventosine, quelle da mettere sopra, senza reggiseno. Usate quelli o andate in giro senza piuttosto, ma non mettete il reggiseno che spunta, cioè veramente una cosa di un'oscenità incredibile. Poi, tra l'altro, la sagra degli orrori, sempre sabato, ho visto questa ragazza con un vestito nero inguinale, cioè no. E poi vestito nero e tac, reggiseno bianco. No, ultimo, anche questo detto da Gabri. E sono d'accordo, i piedi non curati d'estate, piedi non curati, nel particolare le unghie. Cioè, d'estate secondo me bisogna mettersi lo smalto sulle unghie di piedi, cioè d'inverno chi se ne frega tanto le scarpe chiuse, però d'estate mettetevi questo cavolo di smalto, cioè tenetevi le unghie tagliate, curate e un po' di smalto, cioè è proprio brutto vedere le unghie dei piedi senza smalto d'estate, cioè danno proprio un'aria trasandata, un po' trascurata, e quindi stateci un attimo dietro. Anche comunque talloni, prendete il Dr. Scholl che è fantastico, proprio la pietra pomice, quella che gira, no? Che ormai sta andando già dall'anno scorso, davvero fantastica. E comunque poi lo smalto sulle unghie dei piedi dura un sacco, cioè dura molto di più di quello delle mani, quindi insomma mettetevi lì un cavolo di pomeriggio, un attimo dopo cena mentre guardate la TV, per favore fatelo per tutti. Va bene, quindi comunque queste sono le mie opinioni e chi vuole rispondere a questo tag è liberissimo di farlo, ovviamente, e seguite i miei consigli. No, niente. Ragazze, grazie per aver guardato il video e vi mando un bacio. Ciao.